Bene, buongiorno a tutti, possiamo accomodarci. Allora possiamo chiamare il processo, diamo atto che l'udienza oggi inizia alle 11:15, quello che è. In ritardo per esigenze organizzative dell'ufficio che si erano comunicate alle parti attraverso la cancelleria. Salvini Matteo, già presente non comparso. Avvocato Giulio Bongiorno, presente. Per le parti civili, Proactiva Open Arms, assente. Avvocato Arturo Salerni. Assente, sostituito all'avvocato Gaetano Mario Pasqualino. Acambi Aminat, assente. Avvocato Mario Antonio Angelelli, sempre avvocato Pasqualino. Sì. Vasia Isioma, assente. Avvocato Mario Antonio Angelelli, sostituito dall'avvocato Pasqualino. Ociuco Silvester, assente. Avvocato Mario Antonio Angelelli, assente. Sostituito dall'avvocato Pasqualino. Nige Musa, assente. Avvocato Serena Romano. Presente. Ali Somar, assente. Avvocato Irene Russo. L'avvocato Irene Russo la sostituisce. Ora vediamo che. Anna Isabel Montes Mier, assente. Avvocato Gabriele Lipani. È sostituito dall'avvocato Maria Giulia Fava. Raig Creus Mark, assente. Avvocato Giuseppe Nicoletti. Avvocato Pasqualino. Sì. Anocte Kingsley, assente. Avvocato Gaetano Mario Pasqualino, presente. Sunday Endurance, assente. Avvocato Gaetano Mario Pasqualino, presente. Osservatorio Antidiscriminazioni Nurredin, assente. Avvocato Gaetano Mario Pasqualino, presente. Arci Sicilia, assente. Avvocato Michele Calantropo. Sostituito giusta delegorale dall'avvocato Sabrina Sansone. Associazione Cooperazione Internazionale Sud-Sud, assente. Avvocato Giorgio Bisagna. Avvocato Romano. Mediterranea Saving Humans, assente. Avvocato Gaetano Fabio Lanfranca, è presente. Associazione Nazionale Giuristi Democratici, assente. Avvocato Armando Sorrentino, è presente. Associazione Accoglierete per la tutela dei minori non accompagnati, assente. Avvocato Corrado Giuliano. Avvocato Daniela Ciancino per delega generale. Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, assente. Avvocato Giovanni Annaloro. Lo sostituisco io. Associazione Cittadinanza Attiva Sicilia, assente. Avvocato Eliana Maccarone. Anche io. Anche lei. Lega Ambiente Nazionale, assente. Avvocato Daniela Giancimino, presente. Lega Ambiente Sicilia, assente. Avvocato Daniela Giancimino, presente. Comune di Barcellona, assente. Avvocato Mario Antonio Angelelli, sostituito dall'avvocato Pasqualino. Godwin Nicodaro, assente. Avvocato Silvia Calderoni, assente. Sempre l'avvocato Pasqualino. Oniecuni Fidelis Azzuca, assente. Avvocato Silvia Calderoni, sostituita dall'avvocato Pasqualino. Emergence Life, assente. Avvocato Silvia Calderoni, sostituita dall'avvocato Pasqualino. Comune di Palermo, assente. Avvocato Giuseppe Natale, assente. Oria Ifom Lorenz, assente. Avvocato Francesco Robba, sostituito dall'avvocato Maria Giulia Fava. E la Ubi Elmedi, alias la Ubi Maid, assente. Avvocato Gabriele Lipani, sostituito dall'avvocato Fava. Bene, il processo veniva oggi intanto per l'esame del test Moavero e poi per la difesa aveva chiesto un termine per interloquire sulla richiesta di produzione dell'avvocato Calderoni. Si trattava di una sentenza del 12 ottobre del 2000, della Cassazione del 12 ottobre 2023. Sì, grazie Presidente, non ho nessuna osservazione sulla produzione in vista invece dell'esame dell'ex ministro. Produrrei una intervista al Corriere della Sera e una nota del Presidente del Consiglio Conte in cui convoca tutti i ministri, tra i quali Moavero, per un coordinamento. Su questa richiesta di produzione, pubblico ministero e parti civili. In
Intanto sulla richiesta precedente, quella della produzione della sentenza della Cassazione, il Tribunale ne dispone l'acquisizione. E poi, Presidente, c'è un sospeso che ricordiamo, che lei ricorderà che c'è una mail di risposta della Merkel. Sì, che ancora... Che più volte lei ha sollecitato a produrre, siccome io proprio non vorrei dimenticarmela. Però... nonostante le sollecitazioni pare che non sia, vediamo, le parti non siano riuscite. No, dalle ultime notizie non mi pare che sia nella disponibilità, però possiamo richiedere al diretto interessato sulla... Perché avevano detto ce l'ho qui sul telefono quel giorno, ed sì, era un problema di stampa. Sì, non si è capito se era nell'email o sul telefono, però non posso riferire più di tanto in realtà, quindi Presidente, poi vabbè, mi riservo di riferire al diretto interessato. Il termine ultimo sarà quello in cui si inizierà, certo, con la discussione. Prima o poi si dovrà chiudere questo interlocutore. Dottore. Il divieto d'ingresso che all'inizio era sbagliato. C'era... Signor Presidente, sono l'avvocato Lanfranca. Anch'io poi ho della documentazione da produrre quando lo riterrà il Tribunale. Ma se ci sono documenti da produrre. Chiedetelo ora, diciamo. Sì, anche io noi. Sto mostrando infatti al difensore dei documenti nostri, sono 5. Va bene. Nulla osserviamo sulla produzione della difesa intanto. Sì, perché alla scorsa udienza lei non c'era avvocato, hanno fatto notare che era sbagliato il nostro decreto. Le parti civili sulla produzione della difesa, andiamo con ordine perché sennò c'è... Quella di oggi? Come? Non abbiamo avuto ancora modo di visionarla, appena la vediamo non ci saranno sicuramente problemi, però... Va bene, questa. Sì, la semplicemente questa qual è? La? Sono i dati estrapolati dal sito del Ministero dell'Interno. Forse magari prima finiamo, se no riprendi uno per voi. Che hanno detto loro? Nessuna osservazione sulla. È già una cosa. Poi. Quindi la parte civile nulla osserva. Nulla osserva sulla la documentazione offerta in produzione dalla difesa, il Tribunale ne dispone l'acquisizione. Sulla produzione del pubblico ministero, sì, di che si tratta? Si tratta, come aveva fatto notare alla scorsa udienza, nell'originaria produzione del pubblico ministero era errato il documento relativo al primo divieto d'ingresso, quindi li riproduciamo entrambi, il divieto d'ingresso del primo agosto 2019 e poi quello del 14 agosto non controfirmato. E produrremo anche i dati relativi agli sbarchi dei migranti per effettuare una comparazione nello stesso periodo dell'agosto 2019 e dal gennaio ad agosto 2023 sono estrapolati dal sito del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza e in relazione all'escussione del test Moavero, una missiva che forse peraltro è già stata acquisita, quella firma del garante dei detenuti Palma e un fax inviato dal Commissariato delle Nazioni Unite e indirizzato all'attenzione dell'allora Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Va bene, su questa richiesta parte civili non lo osservano. Noi ci associamo. Si associano. La difesa? No, io soltanto la missiva di Palma che è diretta. Cioè perché la stiamo producendo ora? In relazione a Moavero, giusto questo? Perché fa riferimento a Moavero, ora le dico subito a chi è diretta, era diretta all'ammiraglio Giovanni Pettorino, comandante generale della Guardia Costiera Italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e faceva riferimento al suo interno alle dichiarazioni rilasciate da Enzo Moavero Milanesi nel 28 giugno 2019 relativamente al fatto che la Libia non fosse un porto sicuro. Vabbè, allora questo è in esito dopo che lo sentiamo magari. Comunque, magari se me lo fa vedere perché io questo documento, certo, non l'ho presente, gli altri non ho, credo che questo sia, sugli altri non ho osservazioni, questo lo guardo un momento. Va bene. Nel frattempo introduciamo il test. A meno che questo non sia. Forse dovrebbe essere già agli atti quando abbiamo sentito Palma, però non ne avevo la certezza, quindi dato... Sì, ho capito quella.
Non ci sono osservazioni nemmeno per questo. Va bene, allora il Tribunale ne dispone l'acquisizione, la parte civile? Sì, Presidente, sono l'avvocato Fabio Lanfranca per la parte civile mediterranea, Sailing Humans. Noi abbiamo una produzione documentale da effettuare, ho redatto un indice, sono 12 documenti, i primi 9 fanno riferimento a atti, sono atti della provenienti dall'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quindi abbiamo il report e altri atti che riguardano e descrivono la condizione dei migranti in Libia, di permanenza dei migranti in Libia nei centri di detenzione e sul tema della Libia come porto sicuro. Sono documenti che noi offriamo al Tribunale chiaramente per poter consentire allo stesso di effettuare una valutazione sulle dichiarazioni rese in quest'Aula dal teste Piantedosi sul punto. Altri 2 documenti sono poi una nota del UNHCR inviata al Ministero degli Affari Esteri italiano e al giudice di Trapani sempre su questo tema, poi 2 sentenze della Suprema Corte di Cassazione, quella relativa al caso Vosta Lassa del 2021, che fa riferimento a fatti, diciamo, ovviamente che sono pregressi e quindi di anni precedenti, e stessa cosa per il caso Asso 28, sono i documenti 10 e 11. L'ultimo documento che produciamo è la copia di una email del 30 agosto 2019 che è inviata dal bordo della Mare Ionio al Comando Generale delle Capitanerie ed ad oggetto l'emergenza idrico igienico-sanitaria a bordo della Mare Ionio. È un tema che è stato più volte in quest'Aula citato, cioè lo sbarco dei migranti a bordo della Mare Ionio effettuato, e questa mail spiega le ragioni per cui in quell'occasione questo sbarco è stato effettuato. Sono descritte nella mail proprio le condizioni igienico-sanitarie che poi hanno determinato quindi un'ispezione a bordo e quindi la necessità dello sbarco. Mostro la documentazione alla difesa. Sì, e la quale allora la difesa esprimerà, ovviamente trattandosi. Però sentiamo il test nel frattempo. Sì, sentiamo il test. Tanto non credo che si tratti di documenti che occorreranno, saranno necessari per l'esame del testo. Sì, tra l'altro, quindi, Presidente, sì, la cosa della Libia, vabbè, mi esprimo dopo perché Piantedosi faceva riferimento a verbali del Consiglio dei Ministri. Poi, come spesso avviene, sono documenti in inglese, questo è un altro tema che volevo segnalare al Presidente. Dobbiamo evitare che nel processo ci siano documenti in lingua non tradotti, anche perché poi viene difficile ovviamente interloquire, e comunque insomma i documenti devono essere in lingua italiana, questi però li devo leggere. La questione Mare Ionio, nel caso devo vedere che tipo di mail è, perché non ne abbiamo altre. Quindi non posso adesso. Avrà il tempo necessario per esprimersi. Allora procediamo intanto con l'esame del test. Dovrebbe cortesemente alzarsi in piedi il tempo del giuramento. Ci sono pure quelli spagnoli. Allora. Presidente, mi scusi, parlavo ma il microfono era spento. Chiedevo la parola per produrre un documento che credo di non avere prodotto. È un atto di intervento ad adiuvandum dell'Associazione Legambiente Nazionale proprio nel ricorso proposto da Open Arms contro il divieto di sbarco. Va bene. C'è avvocato, questa richiesta ne parliamo dopo l'esame del testo. Va bene. Allora, se cortesemente può alzarsi in piedi il tempo del giuramento. Quindi viene sentito come testa, ha l'obbligo di dire verità, dovrebbe consapevole leggere della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Perfetto, ora si può accomodare.
dovrebbe al microfono fornire le sue generalità al cancelliere, nome, cognome, data di nascita. Enzo Moavero Milanesi, nato 17 agosto 1954 a Roma. Perfetto. Il suo esame è stato chiesto dalla parte civile? Sì, grazie Presidente. Può procedere, prego. Sono l'avvocato Sansone per la fonoregistrazione. Buongiorno professore Moavero. Può riferire al Tribunale quale ruolo rivestiva nell'agosto del 2019? Mi scusi, nel 2019 le parole precedenti? Agosto 2019. Che ruolo rivestiva? Grazie. Ero ministro degli affari esteri. Grazie, va bene. Entrando nel merito della vicenda Open Arms, quando avete appreso del provvedimento del TAR Lazio del 14 agosto 2019 che accoglieva l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento del 1 agosto che disponeva il divieto d'ingresso della nave Open Arms all'interno delle acque italiane, qual è stato il ruolo svolto dal suo ministero? Lei quale attività ha intrapreso? Quindi successivamente al 14 agosto. La mia proiezione come Ministro degli Esteri sulle questioni che riguardavano le migrazioni verso l'Italia era essenzialmente proiettata sul versante Unione Europea e estero. La stessa cosa si è sostanzialmente verificata nel mese di agosto 2019. Dico sostanzialmente perché nel caso di navi con migranti a bordo e questione di sbarco una volta nelle acque territoriali nazionali, nell'agosto 2019 il ruolo preponderante ai fini di accordi con stati dell'Unione Europea per la redistribuzione delle persone a bordo è stato assunto dalla Presidenza del Consiglio. Il ruolo preponderante? Il ruolo preponderante nel senso che come Ministero degli Esteri seguivamo, eravamo a disposizione, ma i contatti essenziali con gli Stati ai fini di ottenere un assenso a una redistribuzione di principio delle persone a bordo una volta sbarcate è stato assunto dagli uffici della Presidenza del Consiglio, credo in particolare, per quanto di mia conoscenza, dall'ufficio del consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio e come del resto risulta anche dalla lettera del 15 agosto, che lettera aperta che il Presidente del Consiglio fece, indicando gli Stati che erano disposti ad accogliere. Noi, come Ministero degli Esteri, ecco, ovviamente verificavamo, seguivamo e ci tenevamo al corrente dei vari sviluppi, eravamo anche tenuti al corrente dai rappresentanti diplomatici negli altri Stati, qualora fossero stati richiesti di intervenire. A proposito di questa disponibilità degli Stati sulla ridistribuzione, lei era stato informato dell'offerta di disponibilità proveniente dalle autorità spagnole e chi comunicava con queste autorità e con la Commissione europea? Se ne ha conoscenza. Con un piccolo passo indietro, signor Presidente, a partire da un certo momento che tendo a collocare nell'estate del 2018, in particolare nel mese di agosto, c'è stata da parte dell'Unione Europea un'attenzione maggiore alla cosiddetta redistribuzione dei migranti sbarcati sul nostro territorio. Sottolineo sbarcati perché è una delle questioni di fondo, se questa è molto discussa a livello europeo, se questa redistribuzione dovesse essere a monte o a valle dello sbarco, il che cambia naturalmente la situazione rispetto all'applicazione del cosiddetto regolamento di Dublino del 2013. Quindi a partire da quel momento c'è stata una maggiore disponibilità da parte degli Stati dell'Unione Europea, di alcuni Stati dell'Unione Europea, come pure una chiusura da parte di altri, e un ruolo di coordinamento da parte della Commissione Europea. In una serie di situazioni il rapporto e le richieste agli altri Stati dell'Unione Europea venivano fatti dall'ambito Ministero degli Esteri, incluso il Ministro pro tempore.
Nel caso specifico dell'agosto 2019 di cui stiamo parlando, come dicevo poc'anzi, era stata soprattutto la Presidenza del Consiglio. Noi, tuttavia, seguivamo la questione in maniera anche da avere gli eventuali riscontri, le eventuali conferme, ma i contatti, io non presi contatti diretti, per esempio a livello personale, perché evitavamo anche di fare delle sovrapposizioni che potevano complicare il tipo di risultato. Quindi era a conoscenza di questa disponibilità pervenuta dalla Spagna? Questa era, diciamo, una delle... Sì, ero al corrente, ma apprendo, almeno a livello personale, i nomi dei paesi disponibili li apprendo il momento in cui viene pubblicata la lettera aperta del Presidente del Consiglio del 15 di agosto, che mi viene comunicata dagli uffici del Ministero degli Esteri come notizia che era uscita alle agenzie infatti io ricordo che chiesi, ma è confermato che sono questi paesi disponibili, e ebbi poi una successiva conferma. E ricorda quali fossero questi paesi disponibili? I paesi disponibili, che sono i paesi citati nella lettera del Presidente del Consiglio, sono Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Romania e Lussemburgo. E quindi già dal 15 agosto risultava che questi paesi fossero disponibili? Questi paesi risultava anche a noi che avessero dato una disponibilità di principio, ecco, perché poi tra la disponibilità di principio che veniva data, l'effettiva conferma di questa con atti formali e poi, a maggior ragione, l'effettiva partenza di persone verso questi paesi, ecco, erano tutte situazioni molto diverse, che però poi uscivano dalla competenza del Ministero degli Esteri, quantomeno dalla sfera che noi seguivamo. Senta, lei ha parlato di accettazione di principio, ma l'accettazione effettiva da parte della Spagna, lei rammenta effettivamente quando è stata data? L'accettazione effettiva da parte di questi sei paesi... Non so come sia stata data nella sua fase iniziale, perché, ripeto, per quanto di mia conoscenza, è stata data agli uffici, credo, della Presidenza del Consiglio, o magari in qualche caso, come sembrerebbe dalla lettera di ciò che è scritto nella lettera aperta del Presidente del Consiglio, a lui stesso. Quindi non ho questo elemento di informazione. In casi precedenti in cui, per esempio, il contatto veniva preso anche da me personalmente, io avevo un'accettazione per via telefonica, dopodiché la comunicavo e poi il seguito usciva dalla sfera di competenza, diciamo così, del contatto diplomatico. Perché usciva? Perché siamo nell'ambito dell'Unione Europea e dunque i rapporti poi si svolgono anche direttamente fra autorità ministeriali competenti in sede di ciascun paese con le autorità competenti negli altri paesi, e a livello di Unione Europea le questioni che riguardano i migranti, la politica delle migrazioni cosiddetta, perché in realtà forse è prevista nel trattato ma non è interamente attuata, sono di competenza dei ministri degli interni. Okay. Lei è a conoscenza se successivamente, appunto, a questa disponibilità che era stata data dalle autorità straniere, vi erano state delle segnalazioni in merito alle condizioni del mare che non consentivano ulteriormente la navigazione della Open Arms? Se era a conoscenza di segnalazioni provenienti dalle autorità che non consentivano un ulteriore proseguimento della navigazione per la nave Open Arms, dopo che era arrivata la disponibilità delle autorità spagnole, nello specifico. Se ho compreso bene la domanda, signor Presidente. Sì. Presidente, io non l'ho compresa bene, ad esempio. E vediamo cosa ha compreso il test. Vediamo. Dopo il 14 di agosto, quindi la sospensione da parte del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del decreto di non ingresso nelle acque territoriali e la mancata reiterazione del decreto stesso per negata firma da parte degli altri due ministri concertanti, arrivavano al Ministero degli Esteri informazioni
diciamo, abbastanza disomogenee, nel senso che le rassegne stampa giornaliere mostravano ciò che era pubblicamente nel dibattito nazionale di ciascun paese, se c'era un dibattito nazionale. Per quanto riguarda le prese di contatto bilaterali durante il periodo 14-20 agosto 2019, l'unica di consistente rilievo che io ricordo di avere anche avuto direttamente è col ministro degli esteri spagnolo. Questo motivato dal fatto che esisteva in quei giorni la questione di diciamo contrapposizione di valutazione che poteva emergere dal dibattito pubblico se o meno lo stato di bandiera della nave dovesse essere preso in considerazione per avere una determinata responsabilità. Per cui il ministro degli esteri spagnolo è stato in contatto con me frequente durante i giorni del 14 e 20 agosto esprimendo naturalmente il suo punto di vista. Sì, la mia domanda, quello che volevo sapere era un attimino diverso, cioè se avevate avuto segnalazioni in merito all'impossibilità di proseguire la navigazione a causa delle condizioni del mare. Scusi Presidente, io però mi oppongo perché si danno per certe alcune cose, si deve circostanziare. Che vuol dire? Di che stiamo parlando? Successivamente alla disponibilità data dalla Spagna. Ma lo dice lei che non c'erano queste condizioni? Per la difesa avvocato, c'era una situazione che non richiedeva questo. Lei ha fatto l'obiezione, la rilevanza della domanda che lo... Per comprendere se successivamente a quando è arrivata appunto questa disponibilità da parte della Spagna, se erano sorte delle condizioni che impedivano il proseguimento. Questo, semplicemente questo volevo comprendere. Il suo ministero era a conoscenza della situazione che riguardava nello specifico l'Open Arms e eventuali difficoltà relative legate alle condizioni del mare di quei giorni? Ne era al corrente di tutta questa situazione? Ero al corrente seguendo ciò che compariva nei cosiddetti media, quindi giornali e televisioni. Nulla di più diretto o di più... dettagliato, di più direttamente informato. Okay. L'ultima domanda e poi la libero. Le fu chiesto successivamente, quindi dopo il provvedimento del 14 agosto del TAR, da parte dell'onorevole Salvini o del Ministero dell'Interno, di sottoscrivere un ulteriore provvedimento per impedire l'ingresso dell'Open Arms? Presidente, però mi oppongo, perché si sa che non era il ministro competente lui dei divieti. Non era lui, perché lo dobbiamo fare confondere? Io non risponda però alla domanda. Sì, però mi scuso signor Presidente, obiettivamente non ho sentito bene la domanda, quindi se può parlare magari leggermente più forte, un po' più distante dal microfono, perché sennò ho un problema. Ok, adesso mi sente? Così è meglio? La sente? Ancora di più, rimbomba. Perdoni, se può ripeterla, magari parlando gentilmente un po' più lontana dal microfono e più forte. Ah, un pochino più lontana dal microfono e un po' più forte. Ok. Volevo comprendere se successivamente al 14 agosto, quindi dopo il provvedimento del TAR, se le fu chiesto di sottoscrivere un nuovo provvedimento che impedisse, appunto, che disponesse il divieto d'ingresso dell'Open Arms in acque italiane. Semplicemente questo volevo comprendere. Perdoni, signor Presidente, si riferisce al provvedimento di decreto relativo alle acque territoriali? Sì. Quindi dopo la sospensione, la reiterazione. La reiterazione del provvedimento. Sì, io sapevo quello che, non rientrava, ripeto, emergeva pubblicamente. Non ero fra i ministri concertanti, il Ministero degli Esteri non è coinvolto nel decreto sicurezza né del decreto sicurezza bis e di conseguenza non avevo nessun tipo di conoscenza funzionale. Perfetto, quindi non avevo una connessione diretta, questo volevo comprendere. Va bene, nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Gli altri difensori delle parti civili devono porre domande. Il pubblico ministero? Solo un paio, Presidente. Buongiorno. All'epoca dei fatti, siamo quindi all'estate del 2019, la Libia poteva essere considerata un porto sicuro? A mio parere no. E la posizione era pubblica, la posizione del Ministro degli Esteri pro tempore, resa pubblica in diverse occasioni,
in generale, quasi tutte queste occasioni, su domanda che veniva da giornalisti nel corso di conferenza stampa a seguito di incontri con personalità estere. La Libia non poteva essere considerata porto sicuro in quanto non aveva aderito alle convenzioni internazionali che definiscono questa nozione, e di conseguenza la Libia, a parere del Ministro degli Esteri pro tempo e del Ministero degli Esteri all'epoca, per quanto ne sapeva il Ministro, non poteva essere considerata porto sicuro. Un'ultima domanda: nella sua qualità di Ministro degli Esteri all'epoca dei fatti, lei ha mai ricevuto missive da parte di organizzazioni internazionali, in particolar modo da parte delle Nazioni Unite, che lamentavano preoccupazione per le direttive in materia di immigrazione del Ministro Salvini e per i decreti di sicurezza, in particolar modo il decreto di sicurezza bis, paventando una violazione dei diritti umani dei migranti? Sì, ci sono state diverse prese di posizione, alcune di carattere più formale, ricordo da parte delle Nazioni Unite e Ginevra, ci sono state prese di posizione di carattere verbale sia nel corso di contatti diretti che di riunioni che si sono svolte presso il Ministero della Farnesina con il rappresentante delle Nazioni Unite per i rifugiati, il rappresentante delle Nazioni Unite per le migrazioni, esprimevano preoccupazione su quanto accadeva in generale nel Mediterraneo, più in particolare nelle navi in navigazione verso le nostre coste e naturalmente nei vari casi specifici che ci sono verificati. A queste preoccupazioni cercavamo di dare risposte che spiegassero sulla base di informazioni che chiedevamo poi anche di volta in volta ai ministeri più direttamente competenti. Lei ebbe mai un'interlocuzione diretta con il ministro Salvini sul punto? Mi scuso, signor Presidente, ma non ho sentito la domanda. Sì. Non ho capito i termini della domanda. Può lasciarlo aperto il microfono, forse... Se lei ebbe mai un'interlocuzione diretta con il ministro all'epoca degli interni Salvini in relazione a queste lamentele che pervenivano dalle organizzazioni internazionali? Sì, naturalmente sì, faceva parte del mio dovere di informare un collega di governo di questo tipo di situazioni, di lamentele, di preoccupazioni, e anche richiamando quello che a me sembrava e a noi Ministero degli Esteri sembrava essere il dettato delle convenzioni internazionali che di volta in volta venivano richiamate. Aggiungo che il Ministero degli Esteri, sulla base anche di queste interlocuzioni, non solo fra ministri, ma anche fra amministrazione dell'interno e amministrazione degli esteri, rispondeva poi quando si trattava di procedure di carattere più formale. Una sola domanda rispetto a quanto ha dichiarato prima. Lei ha parlato di una distinzione in materia di redistribuzione fra redistribuzione a valle e redistribuzione a monte dello sbarco. Può spiegarcela meglio? A mio parere, Presidente, mi scuso di iniziare con questa premessa, il dettato del cosiddetto regolamento di Dublino a valle dell'ultima riforma del 2013, anno che precede ancora i grandi flussi, l'incrementare dei grandi flussi delle migrazioni, e soprattutto precede anche la tragedia di Lampedusa dell'inizio 2014. Ecco, il regolamento di Dublino sostanzialmente pone a carico del paese di primo arrivo nel territorio dell'Unione Europea tutta una serie di oneri di verifica dell'identità delle persone, verifica della loro qualifica in quanto richiedenti asilo, nelle more di queste verifiche accoglienza ma anche custodia di queste persone, e qualora queste persone si dovessero allontanare, il che naturalmente non è legittimo a stretti termini di legge, e andare per esempio nel territorio di altri stati, il regolamento di Dublino impone un ritorno nel paese di primo arrivo. Quindi c'è una grande differenza
da parte, in situazioni come quella di cui stiamo parlando, da parte degli altri Stati dell'Unione Europea ad accettare persone a bordo di una nave che stanno per sbarcare prima dello sbarco, il che farebbe scattare quanto detto del regolamento di Dublino, una volta queste persone arrivate nel territorio degli Stati che hanno accettato la redistribuzione, piuttosto che dopo lo sbarco, che a stretti termini del regolamento di Dublino pone poi tutti questi oneri a carico del paese di primo arrivo. Per questo che faccio la distinzione. Quindi, sulla base del regolamento di Dublino e di quello che ci ha illustrato ora, lo sbarco dei migranti era una condizione rispetto agli accordi di rispetto al momento in cui doveva intervenire l'accordo di redistribuzione. Mi spiego meglio, mi sono espressa male. La redistribuzione poteva avvenire anche dopo lo sbarco dei migranti in un porto sicuro? Per quanto io ricordi, la distribuzione, l'accettazione di una redistribuzione da parte di altri Stati dell'Unione Europea, direi che è sempre avvenuta a valle dello sbarco, non a monte. Collego questo ricordo a un ricordo più preciso che riguarda il Consiglio europeo, quindi il vertice dei capi di Stato e di Governo del mese di giugno 2018. In quell'occasione si cercò di arrivare a un accordo testuale sulle conclusioni del Consiglio europeo, che sono l'atto formale che consente al Consiglio europeo, in adempimento del trattato, di dare le linee guida all'Unione. Quindi è un testo di carattere non normativo, però sostanzialmente vincolante ai fini delle linee guida, che viene discusso tradizionalmente parola per parola. Nell'ambito di questa discussione parola per parola ci sono state numerose interruzioni, perché il tavolo dei lavori è unicamente dei capi di Stato e di Governo, per avere delle riunioni a latere, in una delle quali discutemmo a lungo con alcune delle altre delegazioni nazionali, ricordo in particolare la delegazione francese, sulla questione sbarco, non sbarco, nella menzione di accettazione volontaria di redistribuzione. Quindi l'accettazione rimaneva volontaria, non è diventata obbligatoria, quantomeno nel corso del 2018-19. E nel Consiglio europeo del giugno 2018 esplicitamente non si fece menzione di prima dello sbarco, e di conseguenza io collego, questo è un ricordo più preciso, e collego anche il seguito a questo tipo di ricordo. Grazie, non ho altre domande, Presidente. La difesa. Sì, buongiorno professore. Proseguiamo proprio su questo tema. Intanto, siccome sono stati citati nel corso del processo alcune persone, e lei è proprio la persona che forse ci può indicare di preciso chi sono, intanto la Micciu, ci dice chi era la Micciu? Scuso, signor Presidente, non ho capito il nome. Ok. Micciu, la Micciu. Lei aveva... Forse si pronuncia... Scusi, ho capito. Allora, Micciu, cognome greco effettivamente di non facile pronuncia, era la direttore... Ma si dice Micciu? Prego? Si dice Micciu? Scuso, signor Presidente, io ho sempre detto Micciu o Micciu, se si metteva Micciu. L'accento alla francese, lingua talvolta veicolare di deformazione nel gergo brussellese. Però, Presidente, non garantisco sulla corretta pronuncia da parte mia. Vada avanti. Dica... In ogni modo, la signora Micciu era direttore generale per la direzione generale che si occupava di migrazioni. Massari era presso il Ministero degli Esteri? Massari? No, Massari, più semplice da comprendere, era il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea, quindi residente a Bruxelles, rango di ambasciatore,
anche se la rappresentanza permanente in senso stretto giuridico-istituzionale non è un'ambasciata, ma viene sostanzialmente parificata. Faceva parte il rappresentante permanente del Ministero degli Esteri, risponde al Ministero degli Esteri, ma risponde all'intero governo in quanto rappresenta la Repubblica presso l'Unione Europea. Guariggia era il suo capo gabinetto? L'ambasciatore Riccardo Guariglia è stato pro tempore, nel periodo in cui io ero ministro, mio capo di gabinetto. Mentre Benassi... Può lasciare il microfono così? Non è necessario che lo spenga ogni domanda. Ah, d'accordo. Grazie, Presidente. Mentre Benassi è stato consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio all'incirca, tranne forse i primi mesi, per l'intero governo del Presidente del Consiglio Conte, cosiddetto governo Conte 1. Le faccio questa domanda perché c'è una mail in cui, che ora le sottopongo, che è stata già acquisita agli atti, ed è una mail del 24 agosto 2018 in cui Massari invia queste comunicazioni a Guariglia, che è il suo capo di gabinetto, Vitolo, Benassi e Belloni, sappiamo tutti chi è, e fa riferimento a quella che era la posizione italiana per le redistribuzioni, e in questo report dice che voi cercavate di ottenere l'impegno a che avvenisse la redistribuzione ex ante. Posso sottoporle questa mail? Questa è la seconda pagina dove c'è ex ante. È già prodotta questa pagina. Sì. Ma la... signor Presidente, l'ex ante utilizza il latino per esprimere, direi dallo sguardo che ho dato adesso alla mail, il concetto di cui parlavamo prima, cioè prima dello sbarco, per i motivi che cercavo di spiegare prima, dell'applicazione o meno del regolamento di Dublino. In altri termini, facendo un'ipotesi astratta, se il Paese membro dell'Unione Europea X accettava dei migranti prima del loro effettivo sbarco, poteva essere anche un prima in senso strettamente giuridico, quindi non necessariamente materiale, allora in quel caso il regolamento di Dublino avrebbe considerato nella nostra lettura, come nella mia lettura e nella nostra lettura come Ministero degli Esteri, avrebbe rappresentato il paese di primo arrivo con i conseguenti oneri. E la domanda è, in questa mail Massari dice che si portava avanti questa linea, era la linea italiana il superamento di Dublino? Era la linea del governo e aveva la finalità di cui dicevamo prima. Naturalmente questa linea, in quanto linea del governo, era una linea che si portava avanti nelle discussioni di carattere generale. Si poteva poi riflettere, ma questo riflesso doveva essere poi concretamente valutato da chi di volta in volta rappresentava il governo come responsabilità specifica, a fronte di singoli casi concreti. La linea generale era: uno, cerchiamo di favorire una modifica del regolamento di Dublino che nel caso dei flussi mediterraneo centrale finisce col diventare complesso da gestire come oneri conseguenti da parte dell'Italia. La linea subordinata era, dal momento in cui si è trovato un accordo, Consiglio europeo giugno 2012, per una volontaria accettazione di redistribuzione di persone migranti, cerchiamo quanto possibile di ottenere questa redistribuzione prima dell'avvenuto sbarco e quindi prima che il regolamento di Dublino facesse scattare gli oneri sempre per l'Italia.
Dopodiché, nel singoli casi concreti, questo elemento di linea rimaneva sullo sfondo e le decisioni spettavano di volta in volta a chi aveva la competenza specifica in seno al governo. Il presidente Conte aveva iniziato nel caso Open Arms queste interlocuzioni prima, come risulta dalla lettera del Corriere della Sera. Presidente, però mi perdoni, dico, c'è opposizione, ma semplicemente io vorrei ricordare che la difesa ha rinunciato al teste Moavero. Non mi sembra che questa situazione sia stata oggetto dell'esame, semplicemente quello. Vabbè, ma in sede di controesame può... Dai. Ma poi è un articolo di cui abbiamo parlato pure il test di questo articolo. La domanda è a me, la domanda è ammessa. Presidente, se può cortesemente ripetere la domanda all'avvocato. Sì. Soltanto stavamo parlando appunto del momento in cui, se le risulta il momento in cui erano iniziate le interlocuzioni da parte del Premier Conte con l'Europa, dico genericamente l'Europa per non fare singoli nomi, per semplificare, prima, se erano iniziate il 15 agosto, quindi prima dello sbarco, nel caso Open Arms sto dicendo. Non... sono in grado di rispondere, non so quando il presidente Conte abbia iniziato ad avere le interlocuzioni. Come ho detto in precedenza, rispondendo a un'altra domanda, la presa di conoscenza da parte del Ministero degli Esteri e quindi mia avviene sostanzialmente in termini concreti con la lettera aperta, quindi la pubblicazione della lettera aperta del Presidente del Consiglio al Ministro degli Interni il 15 agosto del 19. E in quel periodo era già il periodo in cui il Presidente Conte aveva un po' accentrato su di sé questo ruolo di interlocuzione con gli Stati, al quale faceva cenno prima? Direi che allora, premessa rapidissima, nell'ambito dell'Unione Europea le competenze sono molto funzionali alla cosiddetta coamministrazione, per cui esiste una collaborazione globale, collettiva, a geometria variabile fra ciascun governo degli Stati membri dell'Unione con le istituzioni dell'Unione e anche fra ciascun governo e altri governi degli Stati dell'Unione. Quindi non è che perché siamo fuori del territorio nazionale, quindi in una nozione genericamente riconducibile alla sfera estera, i rapporti siano tenuti sempre dal Ministro degli Esteri o attraverso il Ministero degli Esteri. I rapporti nell'ambito dell'Unione Europea esulano dalla sfera estera, della nozione tradizionale, della nozione in senso stretto, e sono tenuti direttamente con grande libertà e geometria variabile. Questo, a mia conoscenza, in tutti i governi, ne ho conosciuti tre dall'impresa diretta, ma direi che si applica a tutti, senz'altro si applicava al periodo governativo di cui stiamo parlando. Quindi il ruolo in questo genere di rapporti può essere tenuto a seconda delle competenze da ciascun ministro, a maggior ragione dal Presidente del Consiglio, anche alla luce dei poteri che gli sono conferiti dalla legge numero 400. Il Presidente del Consiglio Conte, in particolare nel corso del periodo di governo giugno 18, settembre 19, ha avuto fasi, diciamo, alterne di impegno diretto. Indubbiamente nel periodo 2019 c'è stato un crescendo di impegno più diretto. Era una fase, lei era un ministro tecnico, apparteneva a qualche gruppo politico? Lei era un ministro tecnico? No, a me non lo deve dire, poco poco lo so, magari. Io, se devo rientrare nella nozione corrente mediatica, sono stato un ministro tecnico, mi piace anche il sinonimo talvolta utilizzato di indipendente, intendendo tale ruolo come indipendente dai partiti politici che formano la maggioranza di governo. Ok, lei era un indipendente. Le risulta che nel periodo di Open Arms, in quel periodo invece le forze di maggioranza tra loro erano in un momento in cui c'era un contrasto e stava iniziando una crisi?
stavano iniziando una crisi, sì, la crisi aveva avuto anche qui un crescendo. Personalmente, opinione personale, collego questo crescendo che si manifesta a partire dall'inizio del 2019 alle risultanze che apparivano dai sondaggi di opinione in vista delle elezioni per il Parlamento europeo e in maniera accentuata dopo il risultato delle elezioni del Parlamento europeo. L'armonia tra i due partiti, nella mia comprensione, si è, per così dire, deteriorata su una serie di questioni, non unicamente sulla questione migrazioni, dove anzi forse agli inizi nel 2018 c'era qualche distinguo, poi via via sparito e poi riemerso, ma insieme ad altre questioni in cui i due partiti non trovavano più un'armonia e questo poi portò alla fine del periodo del governo Conte 1. E adesso le mostro due note firmate dal Ministero degli Esteri durante il periodo Open Arms, credo che siano le interlocuzioni alle quali lei faceva riferimento prima. Sono già acquisite gli altri. Grazie. Quelle con la Spagna del Ministero degli Esteri. Si tratta della nota del Ministero degli Esteri del 2 agosto. Sì. No, questa è del 9. Una è del 9 e una è del 2. Sì, questa è del 2. E sì. Ricorda questa nota in cui il Ministero degli Esteri rappresentava che Open Arms aveva assunto un comportamento che dimostrava manifestamente intenti in contrasto con le norme europee e italiane? Non ricordo queste due note verbali, che sono note verbali effettivamente dell'ambasciata di Spagna. Quindi l'ambasciata d'Italia in Spagna e quindi Spagna. Parte del esatto. Ministero degli Esteri, ma non le ricordo e in ogni modo, come ho risposto in una precedente domanda, durante il periodo della questione di cui stiamo parlando, in particolare durante il periodo tra la metà di agosto, 14 agosto e il 20, io ho avuto invece personalmente svariate telefonate con il ministro degli esteri spagnolo. Cosa cercava di ottenere con queste telefonate? Più che cercare di ottenere, le telefonate erano da parte del ministro degli esteri spagnolo, poi io rispondevo alle telefonate e ne ho fatte anche io per cercare di trovare una via di soluzione a una vicenda che, come sappiamo bene, aveva connotati drammatici. La differenza di opinioni di fondo era la seguente. Dal punto di vista spagnolo, il ministro degli esteri me lo ha ripetuto a più riprese, non c'era dubbio che non esistesse una responsabilità della Spagna in quanto stato di bandiera della nave. Questa era la loro lettura delle convenzioni internazionali, per quanto fosse di lettura dei miei collaboratori al Ministero degli Esteri, era una lettura possibile, le convenzioni non hanno una chiarezza univoca. In secondo luogo c'era una preoccupazione da parte del ministro spagnolo, naturalmente sulla vicenda che assumeva anche un rilievo mediatico in Spagna e ricordo ad esempio che il ministro più volte mi diceva ma se la competenza a consentire lo sbarco, eravamo già a valle della sospensione del decreto d'ingresso nelle acque territoriali, quindi la questione era nave ormeggiata al largo di Lampedusa, sbarco o non sbarco. Se la competenza ad autorizzare lo sbarco è del ministro dell'Interno, come mai il Presidente del Consiglio non si impone? Questo era un suo ritornare sul punto varie volte. In una prima fase le conversazioni telefoniche con il ministro spagnolo
includevano l'eventualità della concessione da parte della Spagna di un porto di sbarco, quindi di un porto sicuro di sbarco. Questo in una prima fase, ricordo, che era escluso dal Ministro degli Esteri per i motivi non connessione stato di bandiera, quindi diceva voi siete il paese più vicino sostanzialmente perché devono venire a noi, e comunque non c'era l'indicazione di un porto specifico. Più tardi, ma collocherei questo più tardi intorno al 17, forse anche al 18 di agosto, fu indicato prima il porto di Algeciras e poi il porto delle Baleari più vicino, ma nel frattempo naturalmente la situazione e la concessione di un porto sicuro più lontano doveva essere anche valutata in base alla situazione a bordo della nave, al tempo che nel frattempo era passato. Nelle conversazioni col ministro degli esteri spagnolo, per completare il ricordo sotto questo profilo, c'era anche, non costantemente ma in alcune occasioni, la menzione di prese di iniziativa istituzionali, comprendevo in sede di Unione Europea, nei confronti dell'Italia, considerata da lui, quantomeno forse dalla Spagna, dal governo spagnolo, come responsabile di questa situazione. E nella fase finale, immediatamente precedente il provvedimento di sequestro della Procura Repubblica di Agrigento, la menzione della decisione spagnola, che non ho mai compreso onestamente se si trattasse di decisione presa o di decisione in itinere, di inviare una nave militare per a questo punto recuperare i migranti nella nave Open Arms al largo di Lampedusa, visto che la nave stessa Open Arms non poteva fare il viaggio fino alle Baleari. Grazie, ho finito. La parte civile che ha chiesto l'esame deve porre nessuna domande? Nessuna domanda, no. No, soltanto qualche chiarimento. Lei ha detto che nella lettera aperta, se non ho capito male, del Presidente del Consiglio Conte del 15 agosto si fece riferimento alla disponibilità di stati stranieri, di stati diversi dall'Italia, di accogliere i migranti. Ha menzionato un certo numero di stati, ma in quale percentuale era, come si può dire, assicurata questa disponibilità, cioè rispetto al numero di migranti che erano a bordo della Open Arms, per l'interezza, per la totalità oppure per una percentuale? Ecco, Presidente, non so e non ho mai saputo di quante persone si fosse parlato. Chiarisco un elemento che forse adesso, ascoltando la sua domanda, può essere rilevante. I contatti con gli Stati e anche il risultato finale di questi sei Stati è stato frutto di un lavoro sostanzialmente guidato e in gran parte condotto dalla Presidenza del Consiglio. Come Ministero degli Esteri avevamo delle informazioni indirette, perché naturalmente, per esempio, il già nominato ambasciatore Massari, in quanto rappresentante permanente, quando c'erano le situazioni emergenziali, era in costante contatto con la Commissione europea. Dopodiché informava per vie brevi il Ministero degli Esteri e quindi noi sapevamo che la Commissione stava coordinando. Sapevamo che erano in corso contatti con un certo numero di paesi per ottenere la redistribuzione. I sei paesi di cui alla lettera aperta del Presidente del Consiglio Conte del 15 agosto in ampia misura sono gli stessi che davano disponibilità anche, avevano dato disponibilità anche in occasioni precedenti. Non tutti, ma in ampia misura sono gli stessi. Quindi di questo noi eravamo, diciamo, a conoscenza in tempo quasi reale.
quello che non facevamo, a differenza di ciò che era accaduto in altre occasioni e che non ho fatto io a livello personale, proprio per non rischiare di creare doppio intervento che poi complicava anziché semplificare le cose, era di prendere i contatti diretti, per cui la ottenuta disponibilità finale la prendiamo dalla lettera aperta. Di quante persone si trattasse lo ignoro e non so se si era parlato di un numero di persone, so quello che è scritto nella lettera aperta. Tra l'altro nel mese di agosto del 2019 non ho avuto modo di avere interlocuzioni dirette col Presidente del Consiglio. Ho capito, lei ha fatto riferimento ad altre volte nelle quali appunto c'era stata questa disponibilità degli Stati europei diversi da lì a prendere dei migranti. Poi questa disponibilità si era tradotta in concreto in veramente nella redistribuzione di migranti in questi paesi che avevano dato la disponibilità o c'erano stati dei ripensamenti? Questo Presidente io non lo so come conoscenza diretta, lo so indirettamente da ciò che ho poi potuto leggere appunto su giornali o ascoltare per altri media. E esisteva un accordo di principio ad accogliere, sempre in quella nozione di dopo lo sbarco di cui abbiamo detto prima, un certo numero di migranti che si trovavano a bordo di navi, e non so se questo veniva attuato. Aggiungo, e questo chiarisce anche qualche elemento detto prima, che c'era un secondo punto di fluidità oltre all'aspetto prima o dopo lo sbarco. Il secondo punto di fluidità era disponibilità ad accogliere persone migranti a bordo della nave, a prescindere dal loro avere o non avere titolarità alla protezione internazionale, dunque al cosiddetto diritto d'asilo, o disponibilità ad accogliere persone a cui veniva riconosciuto il diritto d'asilo. Questo era un secondo elemento fluido. La sommatoria e la logica di queste fluidità è purtroppo legata alla riluttanza ad accogliere persone. Mi scuso per semplificare, Presidente, ma forse aiuta a chiarire il contesto. Stante la legge vigente la normativa vigente del regolamento cosiddetto Dublino, alla fine è la geografia che detta l'esito dei flussi migratori a seconda da dove arrivano. Esempio dei giorni nostri, terribile guerra in Ucraina, flussi dall'Ucraina verso i paesi confinanti, flussi migratori attraverso il Mediterraneo centrale, tendenzialmente Italia, flussi migratori più dal versante medio orientale Turchia, Grecia, insomma adesso non ripeto per non tediare la geografia. Però la geografia è importante perché il meccanismo del regolamento di Dublino, ripeto, concepito e che ha una ratio a monte delle grandi migrazioni epocali, è tale che alla fine il paese di primo arrivo che si trova a ricevere un impatto notevole di migranti ne prende poi in carico sostanzialmente la responsabilità. Da qui la riluttanza a un meccanismo di redistribuzione obbligatoria, quindi non volontaria, da qui il rifiuto di alcuni Stati dell'Unione Europea a qualunque tipo di redistribuzione, eventualmente disposti a pagare un contributo finanziario, è un po' l'oggetto degli ultimi recenti accordi che sono stati fatti per le migrazioni, e quando si arrivava alla redistribuzione i due elementi fluidi, prima o dopo lo sbarco, aventi diritto asilo, il che però significava che lo si doveva verificare e quindi quando avveniva temporalmente questa distribuzione, dopo verifica o già prima, non è mai stato totalmente chiaro. E altro elemento di fluidità, l'ultimo a cui facevo riferimento. Ecco, questo disegna un contesto
che purtroppo, e dico purtroppo pensando soprattutto alle persone coinvolte, non è mai stato totalmente chiaro e totalmente chiarito, tant'è vero che ancora oggi gli accordi più recenti di qualche settimana fa, che sono indubbiamente un miglioramento, però questo però giudizio personale, forse non hanno ancora interamente risolto la questione. Soltanto per capire se ho, se ho compreso bene, diciamo dal 2018 si è cercato, come si può dire, di tradurre in qualche atto concreto il fatto che diciamo la ridistribuzione avvenisse ex ante, cioè prima dello sbarco. Sì, signor Presidente, nel senso che avevo cercato di spiegare prima, lo faccio forse in maniera più comprensibile, più chiara. Nel 2018 parliamo del Consiglio europeo, quindi sì, del vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione europea nel mese di giugno del 2018. Il punto migrazioni era all'ordine del giorno, già previsto, quindi si trova nella competenza del governo Conte 1, perché il governo Conte 1 si insedia il 1 giugno del 2018. Nel corso di quella discussione si discusse sostanzialmente di quello di cui ancora si parla oggi, per essere semplici, vale a dire cosa si fa di fronte ai flussi di migranti. Il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, articoli 77, da 77 a 80, prevede un dovere di solidarietà fra gli Stati, concetto importantissimo, però probabilmente più morale, etico che giuridico, tradotto in termini operativi ha portato a queste discussioni. In particolare a giugno 2018 si è discusso, quando si è discusso il testo materiale delle conclusioni del Consiglio europeo, che ripeto è l'atto che fa stato delle linee guida che il Consiglio europeo dà all'Unione, si è discusso sul specificare prima dello sbarco. E questa specificazione non è venuta. Si è discussa la questione del volontaria accettazione di redistribuzione, oppure obbligatoria, oppure non diciamolo, e lì invece si è detto volontario. Quindi, ritornando, il discorso ex ante non fu tradotto in una, diciamo, una disposizione. Non fu tradotto, no. Concreta. Però rimase una linea di domanda che per le vie istituzionali, portata come avanti il governo dallo italiano, Stato italiano cercavamo di portare avanti. Lei era in qualche maniera informato sulle vicende che riguardavano in concreto la decisione di concedere lo sbarco, il POS, per quanto riguarda l'Open Arms proprio? Non istituzionalmente, non funzionalmente. Quindi, però neanche direttamente, io lo apprendevo, cioè, come componente del governo. Lo apprendevo sostanzialmente, signor Presidente, come da diffusione pubblica di notizia, diciamo. Non ricordo sedute formali di Consiglio dei Ministri o atti formali in cui si fosse messo al corrente il Consiglio dei Ministri di questa o quella decisione. D'altra parte i decreti di sicurezza in particolare prevedevano ministri competenti e di conseguenza le decisioni operative erano prese dai ministri competenti. Ho capito. In altri casi era stato in qualche maniera informato per la funzione che rivestiva sulle modalità e sui tempi necessari per la concessione di un porto sicuro? No. No, quindi sempre soltanto attraverso quello che le risultava dai mass media? Sì, dove io avevo avuto occasione di esprimere l'opinione che ho ripetuto prima in risposta a un'altra domanda sul è la Libia sì o no un porto sicuro, era su domande che mi venivano rivolte. Naturalmente mi venivano rivolte in quanto la nozione di porto sicuro
venivano rivolte in quanto ministro di fronte a rappresentanti della stampa, eccetera. Però è anche vero che la nozione di porto sicuro deriva da convenzioni internazionali, le convenzioni internazionali sono materia normativa di competenza del Ministero degli Esteri, e quindi la risposta che davo era una risposta con cognizione di causa e nell'esercizio delle funzioni. Ma era in senso generale, era avulsa dalla specifica situazione. E nel caso di specie, per collegare, se posso permettermi, signor Presidente, un ricordo alla questione specifica, il primo salvataggio o il secondo e il terzo avvengono nella SAR di competenza libica. Però nessuno interpella il Ministro degli Esteri pro tempo o il Ministero degli Esteri, che il Ministro fosse a conoscenza, sul porto sicuro o non porto sicuro, che invece è una preoccupazione nell'intervento del Garante dei detenuti che avviene inizio agosto, e dove tra l'altro ricordo che lui citava il fatto che il Ministro degli Esteri pro tempo avesse precisato che la Libia effettivamente non era porto sicuro. Però non so dire se mai fosse stato immaginato un ritorno in Libia della nave medesima, o comunque non ne ho mai acquisito conoscenza funzionale. Rimanendo in tema, la Tunisia poteva essere considerata un porto sicuro o comunque... La Tunisia viene indicata, per quanto io mi ricordo, da Malta come alternativa al porto di Malta, più o meno in contemporanea all'indicazione di Lampedusa. La geografia consentiva questo tipo di indicazione. All'epoca la Tunisia non faceva parte di nessuna lista di stati da ritenersi sicuri. La questione se la Tunisia fosse o non fosse da considerarsi un porto sicuro non si è mai posta, nessuno me l'ha mai posta, e comunque, esattamente come per la Libia, era ricollegabile all'adesione e alla messa in pratica effettiva delle convenzioni internazionali che definiscono il porto sicuro. Perfetto. E in altre occasioni diverse da quella oggetto del nostro processo, quello dell'Open Arms, i tempi più o meno tra il momento in cui veniva raccolta la disponibilità degli altri stati ad accogliere i migranti e il momento in cui effettivamente avveniva questa redistribuzione, o meglio, veniva lo sbarco e poi la redistribuzione, se in condizione di dirlo. Non sono in grado di rispondere, Presidente, perché anche ricordando casi precedenti in cui, come dicevo prima, o personalmente, comunque in coordinamento stretto con gli uffici del Ministero degli Esteri, mi ero attivato per individuare disponibilità, sì. Onestamente lì si è fermata la nostra azione. Che poi questa disponibilità si sia tradotta in provvedimenti specifici di questi stati e in partenza effettiva delle persone, non sono in grado di rispondere, se non per quello che, come tutti, ho potuto leggere di affermazioni che potevano essere veritiere o non veritiere, non vi era una verifica, diciamo, funzionale e istituzionale di questo. E invece, con riferimento all'Open Arms, diciamo, dopo lo sbarco effettuato attraverso l'intervento della Procura, eccetera, ci fu una ridistribuzione dei migranti ad altri stati? Non so neppure questo, signor Presidente, perché quel per chiarire l'ignoranza, o quantomeno spiegarla, non so se questo la giustifica, ma la spiega. La redistribuzione era collegata ad una procedura di partenza di queste persone che
di eventuale partenza, ma se partenza avveniva di partenza, che non rientrava nelle competenze del Ministro degli Esteri né del Ministero degli Esteri. Di conseguenza non venivano direttamente seguite, non ho nozioni di impresa diretta. Peraltro un paio di settimane dopo è finito anche il governo, di conseguenza non so veramente che cosa sia poi accaduto. Va bene. Non abbiamo altre domande. Presidente, solo una domanda. Mi scusi, professore, il ministro degli esteri spagnolo con cui lei ha avuto interlocuzione, come si chiama? Si chiama Josep Borrell, è l'attuale alto commissario della sicurezza. Per la politica estera e di sicurezza. Ok, grazie. Presidente, solo una precisazione all'esito delle sue domande. Sono l'avvocato Pasqualino per la fonoregistrazione. Professore, lei ha in maniera eccellente espresso, un po' spiegato quello che succede a livello comunitario in sede di redistribuzione. Se ho ben capito, ogni singolo Stato sostanzialmente nell'immediato fornisce il proprio impegno a farsi carico dei naufraghi in percentuale e poi ha spiegato subordinando in relazione alle due ulteriori requisiti se a bordo e se rientranti tra i cittadini che avrebbero diritto alla richiesta di protezione internazionale. Presidente, a me non sembra una sintesi corretta. La domanda è, i tempi di solito per i singoli Stati europei di dare la loro disponibilità a farsi carico, nella sua conoscenza, sia in questa ipotesi dell'open arms sia in altre ipotesi, che tempi c'erano nel dare la disponibilità, lasciando perdere poi l'effettivo carico dei naufraghi? La disponibilità di massima. Sì. Presidente, siamo fuori da ogni ambito, diciamo, regolamentato, vuoi da disposizioni normative, vuoi anche da accordi o quadri di accordo. Quindi siamo nella variabilità più totale della tempistica e del numero di persone. E naturalmente questo avveniva, la famosa volontarietà di accettare la redistribuzione di fatto finiva con lo scattare il momento in cui la situazione assumeva un rilievo di emergenza, vuoi anche di drammaticità. Questo non era scritto da nessuna parte, però avveniva di fatto. Perché? Perché ciascuna autorità degli Stati membri, quindi ciascuna autorità nazionale degli Stati membri, nell'accettare volontariamente una redistribuzione, quindi una parte, anche se non sempre definita nel numero, di migranti, si poneva di fronte alla reazione della propria opinione pubblica, la quale opinione pubblica tendeva a reagire mediamente, naturalmente sto parlando di media e di situazioni totalmente fattuali, più favorevolmente o meno negativamente se esisteva una situazione emergenziale. Di conseguenza, sia la eventuale manifestazione di disponibilità di massa, di massima, sia la concretizzazione in numeri della medesima e successivamente l'effettiva concretizzazione della partenza delle persone era molto legata a fattori tutti diversi e che di volta in volta creavano situazioni differenti. Non c'era una linea guida base che permetta di avere dei parametri. E questo, mi scuso, è a mio personale parere, è una delle carenze nel sistema normativo dell'Unione Europea. Quindi, se ho ben compreso, poteva, in alcuni casi è venuto... Perché deve fare la sintesi, Presidente? No, è perché è presupposto della domanda. Compreso... Se alcuni casi avveniva il giorno stesso e altri casi avveniva dopo due settimane, la manifestazione di volontà di farsi carico dei naufraghi, cioè so ben capito, quindi ma nella pratica, dico, nella pratica, cioè nella sua esperienza
Praticamente, nelle volte che ho avuto occasione di sovrintendere o comunque di partecipare ai vari sbarchi, quando è avvenuto? No, credo di aver capito la domanda. Variava da situazione a situazione. E quando? Faccio un esempio. Sì. Quando mi è capitato a me di avere i contatti, in alcuni casi io chiamavo il ministro degli esteri e gli dicevo: esiste questa situazione, è drammatica, in linea di principio abbiamo questo accordo a accettazioni volontarie, sareste disponibili ad accogliere alcune delle persone che sono a bordo di questa nave in maniera che più agevolmente si possa sbloccare la situazione e porre fine all'emergenza? In alcuni casi avevo una risposta totalmente interlocutoria, devo sentire il mio capo del governo, devo sentire il governo. Mi ricordo, credo di ricordare almeno in un'ipotesi, però da noi è complicato, dovremmo sentire il Parlamento, esempio. In altri casi, sì, certamente, allora adesso sento che cosa ne dicono gli altri colleghi di governo. E in altri casi dice, va bene, allora adesso ti richiamo. E questo poi poteva avvenire nello spazio, per andare sul punto della sua domanda, di ovviamente qualche giorno, a volte 24-48 ore, se vogliamo essere ancora più precisi, perché naturalmente stiamo parlando di situazioni di emergenza e di un meccanismo che si muoveva sulla situazione di emergenza. Quindi le reazioni, per quanto era stata di mia presa di conoscenza diretta, avvenivano in tempi rapidi, nel giro di, se voglio dare una risposta al punto di domanda, magari di 24-48 ore, 72 ore, ecco, questi sono i tempi. Perfetto. Da lì a poi stabilire quanti poteva intercorrere un altro lasso di tempo, oppure non intercorrere, perché la risposta era sì, accettiamo una redistribuzione di 3 persone, 10 persone, ecco, siccome parlavamo di più stati membri, l'ordine di cifra era questo. Sì, grazie, ha anticipato infatti la domanda, se... Già al momento della... Andiamo avanti, lei porre domande. L'ultima domanda, quindi all'esito della manifestazione di volontà comunque le persone dovevano sbarcare, perché se ho ben capito si doveva verificare, doveva procedersi alla verifica dei presupposti da lei detti, cioè che erano comunque tra i soggetti richiedenti protezione internazionale. Sono i paesi che avevano manifestato la volontà di farsene carico, non li avrebbero presi. Presidente, io mi oppongo. Io mi oppongo perché non ha detto mai questo. Si fanno dire al teste cose che non ha detto. Riformulo la domanda, forse sono stato poco chiaro. Domanda. Siccome il professore ha specificato, il test specificato... Ponga la domanda direttamente, sì, avvocato. All'esito, per individuare le persone effettivamente da redistribuire, si doveva effettuare quindi una verifica che tali persone da redistribuire agli altri stati che se ne avevano fatto carico effettivamente rientrassero tra i soggetti che avessero diritto alla protezione internazionale sulla base dei presupposti da lei indicati per farsene carico i singoli stati. Ma questo nell'eventualità avessero posto questa... Cioè nel senso, Presidente, che... io mi oppongo, Sono stato poco chiaro. È chiaro, avvocato, la sua posizione è manifesta. Allora, i presupposti sono la manifestazione per avvocato, però non è, abbia pazienza, si è opposto, dovrebbe evitare di intervenire anche io, perché altrimenti so che magari... Allora, i presupposti, se ho ben compreso, per la redistribuzione erano la da parte del singolo Stato la manifestazione di volontà, a volte indicando anche la percentuale o il numero di migranti che si faceva carico. Però lo stesso test è riferito che a livello comunitario si accettavano solo persone che avessero diritto alla richiesta di protezione internazionale. Non credo che abbia detto sì, no. Questo. Non era tra i presupposti che gli stati comunque accettassero solo... Lei poc'anzi ha detto questo. Conferma sì o no? Ed era sempre così. Confermo quello che ho cercato di dire prima, se non l'ho detto con chiarezza lo chiarisco, che uno degli elementi di fluidità... Esatto. Collegati al concetto di redistribuzione era se questa riguardasse persone con titolarità dimostrata al diritto di asilo, sì. Il che però significa a valle di tutte le verifiche, perché a
meno che uno non avesse tutte le carte già in regola su di sé, ma queste persone arrivano in una situazione assolutamente, come minimo, disagiata, direi drammatica. Il secondo punto, se invece riguardasse persone a prescindere dal fatto che avessero o non avessero la titolarità al diritto d'asilo. Questo elemento, perché lo definisco di fluidità, perché non sempre veniva chiarito nella domanda di siete disposti a prendere alcune persone ad accettare la redistribuzione, e quindi faceva parte di successivi elementi di messa in opera di tutto il meccanismo che, ripeto, Presidente, mi scuso di ripeterlo, non è fondato su regole chiare, per cui si crea nella prassi e nella reciproca convergenza di buone volontà, ecco, veniva verificato, ma poi entrava in una competenza che esula da quella del Ministro degli Esteri. Quindi di prassi poi le persone che comunque venivano distribuite erano potenziali richiedenti la protezione internazionale? Presidente, sì, no? Io mi oppongo perché ha appena risposto. Ho parlato di una prassi consolidata che era tra gli elementi fluidi. Per... venivano ridistribuiti soltanto persone che avevano diritto all'asilo internazionale? Non sono in grado di rispondere. Io non so quante persone e quali persone siano effettivamente partite per altri Stati membri dell'Unione Europea a seguito delle disponibilità che venivano date. Non lo so né per i casi di cui, come Ministero e Ministro degli Esteri, ci si è occupati di chiedere le disponibilità, né tantomeno lo so per i casi in cui non eravamo nemmeno stati noi a chiedere le disponibilità. Mi permetto di precisare, Presidente, che quest'idea di fluidità che io stesso ho introdotto come termine, naturalmente può essere interpretato con un'accezione negativa, nel senso di dire tutto era vago, tutto era caso per caso, e in effetti in parte questo era esattamente così, però aveva anche dal punto di vista negoziale e diplomatico una sua accezione positiva, perché puntava ad ottenere piccolo passo per piccolo passo un consenso, mentre se uno partiva in partenza dicendo sei disposto a prenderti magari un numero elevato di persone, si trovava più facilmente di fronte a una non volontarietà, quindi a un diniego. Lasciando la cosa un po' più fluida si arrivava. Alla fine esisteva quantomeno una disponibilità ed è in questo senso che io interpreto la lista dei sei paesi menzionata nel caso specifico dalla lettera aperta del Presidente del Consiglio. Certamente esisteva una lista di paesi disponibili ad accogliere nei casi in cui più direttamente come Ministro e Ministero degli Esteri ci siamo occupati della questione. Raramente precisava il numero delle persone. Quando questo avveniva era per indicare da parte, per esempio, di paesi non di grande dimensione una disponibilità a un piccolo numero di persone, e allora ci tenevano a puntualizzare, se no rimaneva più generico. Altre volte era lo Stato stesso che annunciava abbiamo concordato di prenderci X persone migranti. Se poi queste persone andassero realmente fisicamente in questi paesi non era nella nostra presa di conoscenza diretta, quindi io so quello che ho, come tutti, ho potuto apprendere dai media. Ho capito, sì, quindi in sede di trattativa facevate valere questa fluidità anche al fine di consentire agli altri paesi di accogliere. Nessuna altra domanda, ho compreso tutto, grazie. Sono altre domande? Buongiorno Ministro, sono l'avvocata Daniela Ciancimino per le associazioni Legambiente Nazionale e Sicilia. Lei nel corso del suo esame ha detto testualmente che la vicenda della Open Arms aveva connotati drammatici e ha ripetuto l'aggettivo drammatico un'altra volta. Ci vuole spiegare per quali aspetti la vicenda Open Arms, in cui comunque lei è stato, diciamo,
uno degli attori, anche se ci ha spiegato in che termini, aveva connotati drammatici? Presidente, io mi oppongo perché le domande sono sulle sue domande. Quella domanda non è messa, avvocato. Sì. È una valutazione che, insomma. Però sì, va bene, per quello che voglio sapere riformulano la domanda in maniera diversa. Lei era a conoscenza del fatto che i migranti sopravvissuti, diciamo i migranti sulla Open Arms, erano anche minori di età e che diciamo erano alloggiati sul ponte della nave senza diciamo nessun tipo di servizi di bagno e di altro? Le riassumo, nello specifico era al corrente di quelle che erano le situazioni. Senti, lei non versavano... ha fatto domande su questo, eh? Sì, avvocato, le condizioni in cui versavano l'Open Arms, a bordo dell'Open Arms. Presidente, ero a conoscenza in quanto, e anche doverosamente, leggevo le rassegne stampa, ascoltavo ciò che riportavano i media. Non venivo messo a conoscenza in maniera funzionale della situazione a bordo della nave né della natura delle persone. Naturalmente, quando apprendo dai media che il Tribunale dei Minori di Palermo adotta un provvedimento di sbarco immediato dei minori non accompagnati, se ricordo bene il provvedimento, apprendo che ci sono minori non accompagnati, ma non c'era un'informativa diretta, preliminare o ante ciò che si poteva apprendere direttamente dai media al Ministro degli Esteri di questo tipo di situazioni. Tant'è vero, signor Presidente, quando mi è stato chiesto c'erano interventi di organismi internazionali, eccetera, eccetera, ecco, precisavo che questi interventi c'erano e in risposta a questi interventi noi, come Ministero degli Esteri competente all'interlocuzione, chiedevamo informazione ai ministeri competenti. Quindi, secondo elemento nella risposta alla domanda, è vero che ho più volte ripetuto il termine drammatico. L'ho fatto, e ci tengo a precisarlo, in relazione a due elementi. Il primo, di natura... Allora, premesso che il termine drammatico è un termine soggettivo di sentimento, quindi ha un valore emozionale e non è ripreso da nessuna parte. Quindi, da una parte... esprimo un qualificativo di mia percezione etico-personale, leggendo i giornali e le notizie che c'erano. Dall'altro, e questo riferimento è più pertinente a situazioni della meccanica in corso, ho detto e ripeto che effettivamente questa prassi a geometria molto variabile che si era instaurata portava di fatto la volontarietà ad accettare la redistribuzione ad emergere quando il caso assumeva un livello, potrei parlare di gravità, per non ripetere il termine magari eccessivamente emozionale, di drammaticità. Gravità è un termine più giuridico, credo, ma lo sottometto alla sua valutazione, Presidente. Sì, grazie. Ministro, un'altra... domanda. Lei ha pure affermato, giustamente, che le convenzioni internazionali sono materia normativa del Ministero dell'Interno. Lei, per la conoscenza che ha avuto qualificata di questa vicenda drammatica dell'Open Arms, ritiene che ci siano state violazioni delle convenzioni internazionali nei comportamenti, nelle decisioni del governo, del ministro Salvini? Presidente, tutto questo andava fatto, perché poi anche le regole qui vanno rispettate, sì, non solo a mare, no?
mi sembra che siamo fuori. Siamo, però il Presidente comunque ha fatto domande su questo tipo, cioè sulla regolarità anche della procedura, quindi è assolutamente pertinente. No, Avvocato, la domanda non è ammessa. E allora, basta. Ci sono altre domande? La difesa deve porre sì, domande? Sì, sulle domande del Presidente. Intanto volevo sottoporre al testimone, viste le domande del Presidente, appunto su quello che avvenne come redistribuzione, il testo non lo ricorderà, ma noi abbiamo già depositato una serie di mail, che adesso sottopongo purtroppo in inglese, ma sono mail che hanno diretti ovviamente al Ministero degli Esteri, con il Ministero degli Esteri, ma successivo, in cui si vede che dal 15 agosto appunto inizia l'interlocuzione, ma successivamente ci sono una serie di mail in inglese che vengono dirette a, le dico da chi sono, al solito Pareschi Micciu, la famosa Micciu, a Benassi, Massari ed Esteri, in cui si fa riferimento al fatto che la Romania ad esempio non aderisce, e ci sono tutte le percentuali che via via si vanno, cioè gli accordi, come spiegava poco fa il professore, come via via si concretizzano, con una serie di mail che durano ovviamente dal 15 al 22, non è una cosa immediata. Se le riconosce, se ricorda queste mail, sono in inglese. Ah, sono in inglese queste mail? E quindi come facciamo noi ad avere contezza del contenuto? Le abbiamo già prodotte. Vabbè, intanto, le abbiamo già prodotte quando è stato sentito. Le parti sanno che sono in inglese. Sono già gli atti. Ma sono tradotte. E se riterranno la necessità che vengano tradotte, ciascuna delle parti si farà parte diligente e chiederà o attraverso i propri consulenti provvederà alla traduzione. Signor Presidente, qualche rudimento d'inglese ce l'abbiamo anche noi. No, no, ma questo non... No, diciamo, parliamo noi come collegio. Lo posso immaginare. Sì, sì, no, quello non è un problema. E se col suo permesso volevo fare una brevissima precisazione su quanto detto prima. Prego. Nell'ambito della domanda poi che non ha avuto il seguito. Le convenzioni internazionali sono di competenza del Ministero degli Esteri quando vengono negoziate. Quando le convenzioni internazionali sono state negoziate e ratificate con legge dello Stato, diventano vincolanti per l'intero Stato, per tutti noi, a maggior ragione per tutti i ministri. Quindi l'applicazione delle convenzioni internazionali è anche una sorta di sorveglianza sull'applicazione delle convenzioni internazionali da parte di membri del governo, come pure di altre autorità della nostra Repubblica. Non spetta al Ministro degli Esteri, spetta eventualmente ai competenti organi giudiziari o, se del caso, anche di tipo istituzionale. Quindi il Ministro degli Esteri può richiamare verbalmente nelle conversazioni l'esistenza di determinati obblighi, ma non è che è demandato a rimproverare, a richiamare o a portare sulla retta via eventuali devianze rispetto a questo. Se richiesto, naturalmente farà il suo dovere di esprimere l'opinione, come è accaduto nell'esempio che abbiamo ripetuto più volte del è o non è, può essere o non può essere considerata la Libia un porto sicuro. Questo solo per chiarire un elemento che non risponde probabilmente all'intera domanda, ma chiariva un punto che non volevo vediamo lasciare nell'ambiguità. Su queste email, sono email che riguardano scambi tra la direzione generale della commissione di cui si diceva prima, della signora Paraschevi Micciu, e vuoi il rappresentante permanente, vuoi altri funzionari del Ministero degli Esteri. E non ho dubbi che siano reali, non tutte le email di questo tipo venivano poi portate direttamente all'attenzione del Ministro degli Esteri, che durante quel mese di agosto aveva anche l'attività, diciamo, di sua più diretta competenza da adempiere. In particolare ho svolto alcune missioni anche all'estero durante quel periodo e quindi non ricordo specificamente le email per rispondere alla domanda dell'avvocato, però non ho dubbi che siano più che reali.
Va bene. Date all'intestazione, non ho elementi per non contare. Non ricorda se le avesse avuto modo di vederle all'epoca. No, non le ho viste. Non tutte le email, non tutti gli scambi di mail sono portati alla cosiddetta attenzione del ministro. Attenzione del ministro. Va bene. La difesa ha terminato le domande? Abbiamo anche terminato anche noi l'esame con il test, lo ringraziamo, una buona giornata. Grazie. Presidente, allora io oltre a depositare la documentazione, anche se già l'ho depositata... Sì, per una comodità di consultazione... Però per chiarezza, sono in inglese, non so se per caso quelle che le avevo depositato la scorsa volta... Fossero state tradotte. Devo chiedere in studio. Va bene. Di nuovo una buona giornata. Sì, Presidente, l'Avvocato Lanfranca. A questo proposito io deposito la produzione documentale che le avevo anticipato, così come da indice. Sì, le parti sono in condizione di esprimersi sulla questa produzione. Sì, vabbè, vediamo intanto. Noi non ci opponiamo alla produzione delle... Le parti civili? Noi ci associamo. La difesa chiede termine per... Sì, un termine. Vabbè. Anche queste sono tutte in inglese. Comunque, ci sono altre? Presidente... È tutto in inglese. Però le mie sono quattro parole. Anche... Come stai? Non è il criterio. Perché quello di fai come stai? Ci sono le sezioni unite su questo, però... Comunque... Dobbiamo decidere una cosa. Vabbè, comunque lo tratteniamo sì. In visione questa produzione. Sì, esatto. Presidente, anche io, Avvocato Romano, ho, diciamo, non è, insomma, è un documento solo, quindi ovviamente non c'è l'indice, si tratta, è uscito da pochissimi giorni, il 27° rapporto del procuratore della Corte Penale Internazionale, procuratrice nel caso di specie, che ha anticipato l'esercizio appunto dell'azione penale per fatti avvenuti in Libia nei confronti dei migranti a seguito appunto di investigazioni che sono durate diversi anni e che riguardano anche gli anni ovviamente che ci interessano. Su questa richiesta di produzione pubblico ministero non si oppone. Le altre parti civili non si oppongono, si associano. La difesa è in condizione... La guardo tutto per la prossima udienza. Si riserva di interloquire la prossima volta. Il Tribunale trattiene in visione anche questa, sì. Questo documento. Presidente, se posso, era quella produzione che... Vabbè, quella non c'è iniziato. Problema. Quella non c'è problema. Diciamo, non ho l'indice perché è un solo documento, è l'atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso proposto da Open Arms contro il divieto di sbarco davanti al TAR del Lazio dell'associazione Legambiente Onlus, ai fini ovviamente della... risarcimento della parte civile. Su questa richiesta le altre parti civili non si oppongono, la difesa, pubblico ministero nulla osserva, la difesa nulla osserva, quindi di quest'ultimo documento il tribunale dispone l'acquisizione. Va bene, ci sono altre richieste di produzione? No. Richiesta ai sensi dell'articolo 507? Presidente, ma noi chiederemmo un'udienza interlocutoria per eventuali richieste ex 507 anche per esaminare il copioso materiale dibattimentale. Presidente, allora, qualora il Tribunale intendesse farlo, potreste fare il 14, perché io 13 e 14 giugno ho proprio un impedimento, però potrebbe ovviamente, se si tratta di questioni procedurali, sostituirmi l'avvocato Carta, che potrebbe fare per carità tutte le udienze. Ma spendere addirittura un'udienza interlocutoria soltanto per questo mi sembra un po'... E comunque, Presidente, c'è quella mail, devono darci anche la risposta. Presidente, noi avevamo anticipato in relazione alla mail la possibilità sia di chiedere l'audizione della Merkel, sia oggi del ministro degli esteri spagnolo nominato dal ministro Moavero, di sentirli ai sensi del 507 entrambi. Però se arriva la mail risolviamo, cioè appunto, se arrivasse questa mail risolveremmo. Mi pare che come aula questa non fosse disponibile, è quella del... A B 01.
Va bene, allora a questo punto rinviamo il processo all'udienza del 14 giugno. Tu puoi. Per consentire alle parti di interloquire sulla richiesta di produzione formulata oggi formulare eventuali richieste ai sensi dell'articolo 507. E comunque avvisiamo che in ogni caso la Procura si dovrà tenere pronta per la discussione a partire dalla successiva udienza, che sarà quella del 12 luglio. Va bene. Ci sono eventuali ulteriori udienze poi calendarizzate ancora? No, giusto per organizzarsi. Sono... Quelle successive vanno a dopo il periodo estivo, cioè dopo il periodo feriale. 20 settembre ne avremo individuato una e io poi a ottobre. Quindi 14 giugno è l'aula di Pagliarelli. AB027 ne qualcuno in caso. Quella del 14 giugno. 20 settembre, come date abbiamo 20 settembre e 18 ottobre. 20 settembre non ci siamo entrambi, siamo all'estero entrambi. Io a Catania che va. Ah, io in Polonia. Io sono in udienza a Catania che non è estero, ma quasi, però. E vabbè, però secondo quelli che possono essere i programmi, diciamo, se il 12 luglio, se non vi sono richieste ai sensi dell'articolo 507 o se non dovessimo ritenere approfondimenti istruttori, il 12 luglio l'idea sarebbe quella di sentire la discussione del pubblico ministero, il 20 settembre delle parti civili, è il 18 ottobre della difesa. Questo è il programma del... Parti civili tutti in un'udienza, Presidente? Direi di sì. Diciamo ciascuno concentrerà il proprio intervento su quello che riguarda gli interessi della propria parte. Siamo 20 e comunque abbiamo seguito il processo in maniera molto attiva, abbiamo fatto tantissime produzioni. Non abbiamo dubbi, però. No, abbiamo fatto tantissime produzioni, tantissime domande e quindi ci teniamo in questo processo ad avere un ruolo, diciamo, significativo, non certo. Avvocato, ma nessuno pone in dubbio il ruolo significativo. Chiederemmo due udienze per tutte le parti civili, ne avevamo già parlato. Ne faremo una, diciamo. Fiume. Andremo ad oltranza. Torrente. Presidente, il 12 luglio dove siamo? Qui o a Pagliarelli? Penso che saremo a Pagliarelli anche per il 12 luglio. Mamma mia. Perché quest'aula sino al. Meno fino alla fine dell'anno non potrà essere più utilizzato. Il 14 al Pagliarelli? Il 14 giugno a Pagliarelli. Okay. Va bene. Vabbè. Una buona giornata a tutti. Tanto grazie.